Ragazzuoli, al volo, prima di lasciarvi al video, volevo chiedervi, ma per caso voi siete appassionati di maglie, tute, tuzia qua pelata, insomma tutta roba comunque sportiva? Bene, perché ho il sito che fa per voi, Divise Calcio Top, lo trovate qui sotto in descrizione, per maglie, completini, tute, insomma di tutto, forse anche i capelli della zia. E in più, inserendo il coupon hashtag Marconi, avrete una seconda maglia completamente gratis. Insomma, io vi suggerisco di farci un salto con enfasi non indifferente. Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati qui sul mio canale con enfasi non indifferente, con questo quarto episodio. Ma vi volevo ringraziare, come faccio veramente all'inizio di qualsiasi episodio, perché il supporto c'è, si vede, fidatevi, è fondamentale per una serie del genere, perché mi prende già di suo, ma poi con il vostro supporto, i vostri consigli, anche critiche costruttive, si va avanti e si migliora, quindi grazie mille. Vi invito subito a lasciare un like di supporto per continuare per l'appunto a supportare questa serie. Se siete nuovi iscrivetevi al canale, passate in descrizione per seguirmi su Instagram, che è importantissimo per rimanere sempre aggiornati sulla mia vita e che sti cazzi alcuni potrebbero anche dire. Ma soprattutto, ovviamente, come avete sentito nell'intro, passate da Divise Calcio Top. E non vi devo spiegare i motivi, ve lo spiegate nell'intro e li trovate in descrizione, fidatevi di me. Detto questo, partiamo. In realtà ho caricato tanto all'inizio perché poi la notizia di apertura non era bellissima. Come leggete, Sancho, che come sappiamo si è infortunato nella scorsa partita, starà fuori 3 settimane. Che è vero, non sono tantissime, però non sono neanche pochissime. 3 settimane in questo momento potrebbero anche essere pesanti, perché salterà queste due partite qui di Bundes, quindi il Norimberga e il Leverkusen, il nostro amato Leverkusen. Poi a ottobre salterà la Champions contro il Monaco e un'altra gara contro l'Asburgo. Fortunatamente basta così, perché poi le 3 settimane si chiudono, considerando che ci sarà la pausa per le nazionali. Si torna in campo teoricamente con il ritorno di Sancho nel prossimo episodio contro lo Stoccarda. Poi ci sarà anche l'Atletico Madrid, ma intanto possiamo partire con questo episodio qui, perché si gioca contro il Norimberga, perché il Leverkusen è a 6 punti dopo 4 partite, è partita a rilento nelle prime due con 2 sconfitte, poi però 2 vittorie molto convincenti. Dobbiamo confermarci contro il Norimberga. Dopo un inizio shock con 0 punti nelle prime 2 partite, il Dortmund ha cambiato marcia vincendo le 3 gare successive. 6 punti in Bundesliga più 3 all'esordio, convincenti peraltro in Champions League. Stasera bisogna confermarsi, bisogna vincere anche contro il Norimberga, sapendo che però non sarà facile. Di fronte a noi c'è una squadra ben organizzata e che proverà a sfruttare i nostri handicap di questa sera, perché lo leggiamo in formazione, c'è Burki tra i pali e va bene. Poi la difesa è confermatissima, sono quei 4 con Rodriguez, Ta, Akanji e Trippier, Gundogan e Weigl. Prima novità, perché non sta bene Witzel. La seconda novità la conosciamo, non c'è Sancho, c'è Götze dietro a Simeone, che per turnover gioca al posto di Alcacer. Pulisic e Royce sugli esterni. Royce, che aveva giocato in quella posizione, per capirci, nelle prime 2 partite perse dal Dortmund. Poi l'apertura per Sally, che inventa ancora nello spazio per il suo numero 9, che allarga sulla destra dove c'è Pereira, che è fuggito a Rodriguez. Fino in fondo gli ritorna Rodriguez, non è finita. Poi ancora Pereira che insiste, mette il cross e arriva il vantaggio. Arriva il vantaggio di Behrens, 1-0 per il Norimberga, col gol del numero 18 dopo 4 minuti, partenza in salita per il Dortmund. E attenzione, perché in questa stagione, quando il Dortmund è andato sotto, non ha mai saputo rimontare. È vero che siamo ancora all'inizio, quindi forse è la partita giusta per dimostrarlo. Qui Rodriguez non riesce a tenere sul 27, che poi va a crossare, bel gol peraltro al volo. Ta, Akanji riesce a trovare nello spazio Weigl, chiama palla Rodriguez, soprattutto Marco Reus, grandissima palla di Weigl, in area per Reus che aggancia e va in porta, respinge Matenia e poi sul pallone arriva il ciolito Simeone, che però è fuori gioco. Il lancio verticale, chiude Rodriguez e Ta sbaglia, quindi attenzione a Sally che è in zona tiro, può andare dentro dal compagno. Il doppio passo di Sally fino in fondo, sinistro, Burki si allunga e la mette in calcio d'angolo, bella partita. È pronto Michael Bradley dalla bandierina, mentre Gundogan sembra non farcela, qui mette giù il pallone Pulisic, anzi mette fuori il pallone Pulisic, poi Bradley insiste, Gundogan lo sbilancia, calcio di rigore. Alla mezz'ora il fallo di Gundogan su Bradley, calcio di rigore per il Norimberga con il nostro numero 8, che si è pure fatto male perché ha preso un colpo e quindi forse non riuscirà ad uscire, a continuare. Infatti è pronto Witzel prima del penalty, non è al meglio il centrocampista belga, che però è costretto a fare il suo ingresso in campo al 31esimo. Intanto Pereira di fronte a Burki. A Burki, il sinistro, è un regalo a Burki. È un regalo a Burki, perché ha provato il cucchiaio, non c'è cascato il nostro portiere. E quindi siamo ancora vivi.
Forza ragazzi, si resta 1-0. Angolo per il Norimberga, è pronto Bradley che la mette fuori con Mulk che controlla male. Rois allora ringrazia e trova Simeone. Bisogna ripartire, il tocco del Cholito per Pulisic. È un 3 contro 1, corre Pulisic con Gozze anche che è andato. Il tocco nuovamente per il Cholito Simeone che forse arriva con un po' di ritardo. Quindi ancora dentro per Pulisic che si fa parare il destro da Matenia. Palla gol clamorosa in contropiede per il Dortmund. E sbaglia il 22. Sarà solo calcio d'angolo. Insiste Norimberga. Campo Isaac, Bradley. Poi Sally cambia gioco, palla buonissima per Pereira, in area Pereira! E trova il gol del 2-0. La raddoppiata del Norimberga, che non perdona al minuto 43 con il numero 27. Pereira che prima fa l'assist, poi fa il gol del 2-0. Grande palla di Sally a cambiare gioco, è completamente solo il 27 che non sbaglia di fronte a Burki, lo batte sul suo palo. Ma il Dortmund poco fa poteva cambiare la partita con quel contropiede. Riesce ad allungarsi Weigl, poi il pallone per Simeone, dentro da Gozze che vuole andare, Gozze fino in fondo, va in porta! E prova a ridare vita al Dortmund, il suo numero 10, Mario Gozze, al minuto 56, è 2-1 e il Borussia rientra ufficialmente in partita. Con un gol bellissimo peraltro da parte di Gozze, che non poteva più aspettare perché lo stava chiudendo da destra un difensore e allora va a calciare dove non può arrivare il portiere avversario. È 2-1. Pressato da 2, lo chiude Gray. Poi Witzel vuole lanciare dove c'è Simeone. Palla difficile, non ci arriva il Cholito. Ci arriva ancora Gozze che riallarga dove c'è Gray. E allora va il 21. Pulisic e Simeone al centro. Sterza Gray che mette il cross alla parte opposta dove sono Trippier. Fino in fondo, Trippier, destro, traversa. Il pallone alto. Clamorosa palla gol per il Dortmund che in 2 minuti poteva passare da 0-2 a 2-2. Lo contiene senza fallo e riesce a toccare per Riccardo Rodriguez. Vuole uscire il Dortmund. Witzel da Gozze, è andato Gray a sinistra. Adesso si apre il Norimberga dietro. La porta Weigl che poi lancia Simeone. Pallone interessante per Simeone. Lo anticipa Matenia. Tutto sempre Bradley. Vediamo che si inventa. Va al destro. 3-1. Ha segnato Behrens. 3-1 immeritato del Norimberga, che però sfrutta evidenti lacune difensive del Dortmund. E va bene così, dai. Gray. Ancora da Witzel. Che lascia Gozze. Arriva ancora in zona tiro. Poi fila per Simeone, chiuso. Ancora Simeone! 3-2! Subito Dortmund! Simeone! La grinta del Cholito. Due tentativi per segnare un gol. Quello del 2-3. Il secondo del Borussia. E adesso ci sono altri 8 minuti. Mi sa che non ha chiuso un bel niente. Recupera ancora il Dortmund con Gray che può far correre sempre Simeone. Riesce a toccare per il Cholito. Attenzione ancora al Dortmund. Palla girata per Gozze fino in fondo. C'è ancora Simeone che arriva. Il tacco di Gozze per Simeone. Chiuso sul più bello. Quando siamo al primo dei tre di recupero. Praticamente è finito il recupero. Burki proverà un rilancio disperato. Il tempo però è finito. Rimonta a metà da parte del Borussia Dortmund che cade in casa 3-2. Grande cuore oggi anche dal punto di vista del punteggio, lo vediamo, perché in realtà le prestazioni c'erano state anche nelle prime due partite quando erano arrivate le sconfitte, però molto larghe lì. Oggi invece 3-2 è un punteggio che rispecchia forse, ma non del tutto, il campo, perché in realtà il Borussia avrebbe meritato non la sconfitta, questo mi sembra più che lampante, ma quei limiti difensivi devono farci capire che non possiamo fare errori, perché altrimenti ci puniscono tutti. Benvenuti alla Bay Arena, sesta giornata di Bundesliga, il Dortmund che oggi deve almeno darci delle risposte positive. Non sarà semplice, andiamo a leggere le formazioni. Questo è il Leverkusen che schiera in campo un 4-2 e vedremo un po' il resto della formazione. A questo punto 4-2-3-1 perché c'è l'unica punta Lario con Brandt sulla sinistra che è un giocatore molto interessante e pericoloso. Bellarabia a destra, velocissimo, dobbiamo stare attenti su quella corsia lì con il nostro Rodriguez che peraltro non è neanche al meglio, ma oggi chiaramente gioca perché il turnover non poteva essere troppo eccessivo. C'è una novità di formazione nel Dortmund perché c'è Toprak al posto di Ta al centro della difesa, per il resto tutti i titolari, torna anche Alcacer sul pallone.
C'è Leverkusen, c'è Alario che dà il calcio d'avvio, forza Dortmund. Viene incontro Marco Reus che vuole subito dialogare con Gundogan, poi il tocco dentro per Paco Alcacer che è partito, vuole subito andare al cross perché si è mosso Pulisic! La risposta e poi Bender in calcio d'angolo, primo miracolo e prima palla gol della partita a favore del Dortmund. Quindi Aranguiz, altra possibilità per la squadra di casa con il tocco dentro e il gol dell'1-0. Con il numero 10 Brandt, buco difensivo, qui però difendo preventivamente Toprak perché adesso non so se fosse posizionato male in questa circostanza, a parte che è posizionato male Akanji che non so dove sia e non Brandt, e non scusate Toprak che sta facendo una grande partita, oggi ha voglia di dimostrare e sta dimostrando perché ha fatto buone coperture fino adesso, poi resta il fatto che il Borussia si apre, Brandt segna il gol del 1-0. Marco Reus sta salendo a sinistra completamente solo Trippier, bellissima palla di Reus per la discesa di Trippier che non ci arriva ma allunga il piede però, allungalo sto piede che va in porta lì, no? Attenzione a Weiser, centrale per Brandt, si ostacola con un compagno, ok no non è successo nulla perché si sa mai, poi Reus però non vince un contrasto, incredibile! Cor, poi altra apertura, si apre il Dortmund, attenzione ad Aranguiz, dentro Burki, gol! Parte Aranguiz, Gundogan poi! Non c'è spazio ovviamente perché Rodriguez la diagonale non sa nemmeno che cosa sia. Rodriguez è un terzino e la diagonale non sa nemmeno che cosa sia. Cioè io una cosa voglio dire, una cosa. È modalità ultimate, è normale soffrire di più. Perché ok, però FIFA, carissimo, quando aumenti di difficoltà dovresti aumentare la difficoltà, non la stronzaggine del gioco, perché certe cose sono ridicole. Cioè a me non pare che sia più difficile, pare che sia più ridicolo. Perché anche a Leggenda ero bravo a perdere 3-0, non è quello. Poi Ultimate, come vedi, le prime partite le abbiamo vinte. Per il resto è una cosa incredibile, cioè tu crei e ti prendono di tutto. Loro fanno dei gol ridicoli. Cioè ecco, per farmi capire meglio, quello che vorrei dire mentre finisce la partita e arriva la quarta sconfitta in 6 partite per il Dortmund, vorrei dire una cosa per renderla più chiara. Deve aumentare la forza degli avversari, non deve diminuire la forza e l'intelligenza dei miei giocatori. Ma sono sicuro che voi mi capirete, perché insomma anche voi giocate a FIFA, anche voi sapete come funziona, anche voi mi avete compreso dopo il secondo episodio in cui abbiamo fatto l'esordio stagionale. Beh, questo che non comprendo. Perché poi le statistiche parlano, insomma, il 3-0 è bugiardo e va bene, ci può stare il Leverkusen, ma poi ci può stare che qualche volta capiti. Qualche volta, però, non può diventare un'abitudine questa cosa. Intanto torniamo a parlare di Champions perché c'è il Monaco di fronte a noi. Il Dortmund è a pari merito proprio con la squadra francese. Quindi, dato che non so voi, ma io una stagione così non la voglio fare, e anche se adesso vedremo un attimo che cosa succederà in Champions, quindi niente, abbiamo già letto prima, quindi in ufficio non c'era nulla di importante. Andiamo a giocare contro il Monaco e capiamo un attimo qual è il problema, se semplicemente soffriamo più la Bundesliga che l'Europa, perché se dovessi vedere anche contro il Monaco gli stessi problemi, allora a quel punto cambiamo proprio modulo. Vediamo un attimo, dai. Sì, dato che non va bene se non c'è almeno un errore a episodio, i primi 30 minuti più o meno di partita, forse anche meno, di Dortmund-Monaco non sono stati registrati. Cioè, va a capire perché. Vabbè, comunque, vi lascio al match. Il Dortmund soffre tantissimo in Bundesliga, in Champions invece all'esordio in trasferta contro il Club Brugge ha vinto largamente per 3-0. Allora per parlare di crisi bisogna aspettare quest'altro esordio, quello casalingo all'interno del girone di Champions, perché oggi arriva il Monaco che, così come il Dortmund, ha vinto all'esordio contro l'Atletico Madrid a sorpresa, dunque un avversario da rispettare moltissimo, anche perché oggi il Dortmund deve fare a meno di due infortunati, uno lo sappiamo è Sancho, l'altro si è fatto male prima di questa partita ed è Axel Witsel che aveva pure segnato contro il Brugge all'esordio. Rodriguez, tocca per Mario Götze, prova ad accendersi il 10,
Si è mosso Royce, la porta il tedesco. Poi il tocco interno per Paco Alcacer, subito dentro da Royce, chiude click, palla buona ancora per Alcacer. Destro! Stupendo! Di Paco Alcacer, che è ufficialmente l'uomo Champions! Dopo il gol al Bruges, segna un golasso al Monaco, quello che ci porta avanti è 1-0 Dortmund, dopo 12 minuti. Pronto Tielemans dalla bandierina, parte l'angolo di Tielemans! E la mette in porta Falcao, che la gira alla grande dal primo al secondo palo. Nulla da fare per Burki. Qui abbiamo difeso malissimo però, perché era scontato che Falcao facesse questo tipo di movimento, anche per i centimetri che sicuramente non ha rispetto ad altri grandi attaccanti. Era normale che attaccasse il primo palo. E qui Tasse lo perde. E poi Akanji non riesce ad evitare il gol del pareggio. Dortmund che vuole ripartire con Royce in mezzo da Gundogan, che parte, attenzione a Gundogan, si è mosso Paco Alcacer di fronte a sé, servito il 9, in area di rigore, fino in fondo, Alcacer, Subasic, nega la doppietta e nuovo vantaggio Dortmund, poi Royce la rimette sempre per il 9, ha chiuso Subasic, poi Pulisic verso Götze che si viene a prendere il pallone, lo difende in mezzo a due, prende anche calcio di punizione, proprio all'ultimo secondo del primo tempo, di un grande primo tempo del Dortmund, che però deve per il momento tenere l'1-1 perché il Monaco ha pareggiato con Radamel Falcao, il gol iniziale di Paco Alcacer. Grande Dortmund, ci sono altri 45 minuti però. Il tocco per Gundogan, c'è Royce in zona, era partito Alcacer contro tutta la difesa del Monaco. Poi Royce ha visto anche la partenza di Pulisic e prova a lanciarlo. Chiude però Barreca con un grande recupero, Pulisic però non ci sta, gliela porta via. Paco Alcacer cerca un pallone senza senso per Trippier, che ha fatto il movimento opposto. Götze sbaglia lato però, aveva capito tutto Tielemans e allora il suggerimento è ancora interno per lui e quindi l'apertura per Falcao, uno contro uno con Ta, poi lascia dietro a Gransir, ancora Falcao che chiama avanti Sidibé, può andare al cross, eccolo che arriva, secondo palo Shadvi, aggancia, Burki esce e riesce a dir di no, poi la palla rimane lì, Falcao, Burki risponde presente nel momento più importante della partita perché qui poteva cambiare tutto, vuole partire il numero 2. Che allunga la falcata, di fronte a sé Pulisic, il suggerimento per il 22 che si accentra, il taglio di Royce, grande palla per Marco Royce, che calcia in porta e c'è Subasic, col pallone che neanche esce in calcio d'angolo perché la tiene Sidibé, molto meglio il Dortmund, occhio al movimento di Paco Alcacer, servito ma Tielemans ha capito tutto, grande partita di Tielemans e poi altro contropiede del Monaco con Gransir, al centro Falcao, ecco il pallone, è un 2 contro 0, Falcao fino in fondo e Burki sulla traversa! Burki sulla traversa, tiene ancora a galla il Dortmund. Poi Falcao e Ta, alla fine Akanji. Gundogan, a sinistra è andato Gray, d'esterno lo serve Gundogan. Grandissima palla e grandissimo aggancio da parte del 21, che poi salta Sidibé, fino in fondo Gray. Gray a giro! E pallone che si spegne sul fondo. Sarebbe venuto giù lo stadio, esterno bellissimo di Gundogan. Controllo sublime, finta a rientrare, destro a giro. Aolu qui senza fallo Götze, dice l'arbitro. Occhio quindi a Götze che arriva pure in zona tiro. Occhio a Götze con deviazione. Calcio d'angolo per il Dortmund. Stava entrando questo destro deviato. Un po' la Gundogan contro il Bruges. Un po' più pesante sarebbe stato. Il tocco è di Glick. Il calcio d'angolo è del Dortmund. E quindi c'è ancora tempo, spazio e volontà di vincere la partita. Parte Royce dentro. Palla interessante anche se viene messa fuori. Ma c'è ancora Trippier, assomiglia a un assedio quello del Dortmund adesso. Torri che sono dentro a saltare, ecco il cross che arriva verso Simeone. Chiuso ancora, poi Trippier di nuovo dentro ma chiude Eriks come può. Bravissimo però Rodriguez ancora a fare la diagonale. E poi il tocco per Gray, attenzione che è partito Royce. E quindi il tocco è per il capitano, in mezzo Simeone, lo vede Royce che vuole dialogare con il Sciolito. Che cambia lato, Simeone fino in fondo e poi il destro. Che è un passaggio però a Subasic. E forse questa era una delle ultime occasioni per il Dortmund. Anche se forse l'ultima c'è, perché c'è il suggerimento per Trippier, che ha visto partire Wolf. Al centro Gray e sta arrivando pure Royce. Ecco il pallone messo dentro, Subasic allontana. Poi c'è Götze che aggancia, zona tiro, sinistro respinto, ancora Götze. Subasic al quarto di recupero. L'ultimo squillo del Dortmund. Finisce 1-1 al sigla di Luna Park contro il Monaco. Una buona risposta però, quella che speravamo, quella che volevamo, di un Borussia che va anche in vantaggio grazie al gol di Paco Alcacer, che poi si fa raggiungere perché dei limiti difensivi ci sono, neanche oggi ce ne accorgiamo su palla inattiva. Però, rimane un po' l'amaro in bocca sì, però diciamo che adesso bisogna vincere, la prossima partita non so contro chi sarà, potrebbe essere anche contro
il classic 11 All-Star, ma bisogna vincerla perché la vittoria se no poi manca da troppo tempo. Fatemi sapere ovviamente qui sotto nei commenti, secondo voi, come uscire, tra virgolette, da questo periodo di crisi, ma è tutto molto strano, è tutto molto strano e particolare. La continuità forse è quella che ci manca in questa fase della stagione. Detto questo, mi sono anche dimenticato di fare gli allenamenti, ma giocheremo in casa contro l'Augsburg. Bene, fantastico. Di conseguenza, i 3 punti sono quasi obbligatori per il Dortmund. Questo è il Dortmund di questo pomeriggio con delle novità di formazione a partire da un grande turnover. I due terzini sono Hakimi e Guerreiro e poi c'è anche Toprak. Centrocampo a due con Gundogan e Delaney e poi i due trequartisti Pulisic e Gozze alle spalle delle due punte che sono Alcacer e il Cholito Simeone, quindi per la prima volta in stagione manca Royce dal primo minuto. Ha sempre giocato praticamente tutte le partite, non è stato quasi mai sostituito. Questo intanto l'Augsburg, un Dortmund che oggi, abbiamo visto la statistica poco fa, deve anche invertire la rotta per quanto riguarda i gol presi, perché abbiamo la peggior difesa della Bundesliga. Sicuramente non un vanto. E allora facciamolo tutti insieme e vinciamo la prima partita di questo episodio dopo due sconfitte di fila in Bundes. Gozze. Vuole partire il 10. Cambia passo Gozze, fino in fondo, poi scava il pallone, buonissimo verso Pulisic. Pulisic all'interno dell'area, mette dentro! E c'è il tap-in, tanto per cambiare, di Paco Alcacer. Borussia 1, Augsburg 0. Grande azione e grande gol del Dortmund. E allora, ultimo calcio d'angolo del primo tempo, a recupero già scaduto. Parte Gozze. Colpo di testa sul fondo, anzi no! Palla in porta, e se non sbaglio l'ha toccata Simeone. Per il 2-0 del Dortmund, prima l'illusione ottica del gol, questa volta l'illusione ottica del non gol. Fatto sta che è 2-0 Dortmund e il tocco decisivo è stato di Giovanni Simeone. Il raddoppio del Cholito, segnano entrambe le punte e allora mi sa che gira molto questo modulo. Sicuramente decisiva perché poteva cambiare tutto. Allora riparte il Dortmund con Pulisic che controlla, finta il cross, poi lo mette verso Paco Alcacer. 3-0 Dortmund, la doppietta è una meraviglia. Questo gol per Paco Alcacer, che forse migliora anche quello che ha segnato al Monaco, è il terzo gol di fila. Doppietta oggi, gol in Champions. Giocatore straordinario che stiamo piano piano scoprendo. Preciso, arriva anche un applauso un qualche applauso del pubblico. Palla intanto dentro per Weigl che vuole dialogare con Simeone. Grande azione, fino in fondo. Weigl! Palo dopo il tocco di Serantes. Meritava il gol qui il nostro centrocampista. Parte Schmid sul secondo palo e gol di Danso. Proprio quello che volevo evitare. Un gol preso, tralasciando poi che a 20 minuti alla fine può anche riaprire la partita. Ma proprio prendere gol in questo momento, in questa partita qui che stavi amministrando tranquillamente, è un po' un'ingenuità. Altro gol preso sul calcio piazzato. Guerreiro. Attenzione a un suicidio difensivo di Guerreiro. La tiene allora l'Ausburg. Schmid mette il cross verso Kayubi e prendiamo anche il secondo. Prendiamo anche il secondo. 3-2. E adesso la partita è ufficialmente riaperta. Tutti dietro perché mancano 3 minuti e mezzo. Poi ne parliamo, di questi due gol che gli abbiamo fatto fare. Poi ne parliamo. Poi ci incazziamo dopo. Adesso però pensiamo a difendere questi 3 punti perché sono diventati tutto ad un tratto non scontati. E con l'arbitro che fischia 3 volte, col brivido finale, ma con un dominio durato 70 minuti, il Dortmund vince la prima e unica gara di questo episodio, proprio all'ultima. L'abbiamo all'ultimo secondo, siamo riusciti a vincere, nel senso che era l'ultima partita dell'episodio. Mi sono espresso male, però il senso era quello. Fatto sta che comunque l'importante è aver ottenuto questi 3 punti. Detto ciò, oggi sono in realtà molto arrabbiato perché oggi vincere, l'ho detto anche prima, era quasi scontato contro un avversario comunque inferiore a noi, perché adesso non facciamo quelli che cadono dalle nuvole. Il Dortmund è nettamente superiore all'Augsburg. Sei in vantaggio 3-0, prendere 2 gol è da polli. Ed è anche colpa mia sicuramente perché qualche errore lo faccio anch'io, però è da polli e fa molta rabbia. È una vittoria che, come detto, va a chiudere l'episodio, che ci vede a 9 punti, non in classifica, insomma tanta strada ancora da fare dopo 7 partite. Siamo un po' in ritardo di marcia, ma va bene così, almeno per il momento. Voi continuate a lasciarmi i consigli qui sotto, lasciate un bel like, un bacione, never give up, seguitemi su Instagram, noi ci becchiamo al prossimo video. Bella, raga, alla prossima, non sapevo come chiudere il video, capitemi. Ciao!